News dall'Argentario, con il contributo di Finalmente il progetto della piazza parte. Parte, molti non ci credevano che sarebbe partito, nonostante lo scrivessi costantemente che eravamo vicini, però fino all'ultimo secondo tutti hanno pensato, sperato, dipende da che punto di vista, che i lavori non partissero. Invece i lavori sono partiti, dureranno un bel po', è una grossa scommessa, diciamo, perché è chiaro che toccare la piazza del paese, che è, di fatto è l'unica piazza che abbiamo, proprio quando si dice andiamo in piazza si viene qua, insomma, no? Quindi diciamo che ci vuole anche un po' di coraggio, perché poi sai, non tutte le ciambelle vengono col buco. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di fortemente azzardato, insomma, di qualcosa di innovativo, quindi aspettiamo e vediamo. Io sono confidente, ovviamente. Ricordiamo qual è il progetto. Ma io, il progetto parte da una piazza troppo grande e troppo pericolosa, e piena di spigoli, piena di ormai anche piena di cose rotte, diciamo, e che quindi per ripararla sarebbe costato veramente tanto. E a quel punto abbiamo scelto, invece di ripararla, di farla ex nuovo, ovviamente facendo tesoro di quelli che in qualche modo sono stati ritenuti i difetti di questa piazza, che non è così poi tanto vecchia, sarà una piazza di circa, penso, 30 anni fa più o meno, però la gente ancora pensa con nostalgia alla piazza che c'era prima. Insomma, è chiaro che le cose che c'erano prima forse non si possono più ritrovare, oppure sono cambiate quelle condizioni per cui oggi ci fanno ritenere bellissima quella piazza, quando poi magari in quei giorni lì non lo era. Questo è un altro, è un concetto un po' generale. Però è indubbiamente che questa piazza qui presentava veramente, veramente tanti spigoli vivi, e mancanza completa di ombra, e soprattutto una piazza grossissima, impossibile da riempire. E quindi dava sempre l'impressione che poi alla fine ci fosse poca gente. Il Porto Santo Stefano è strutturato in una maniera che la passeggiata va dall'inizio a fine paese, quindi sono veramente 2 chilometri di potenziale passeggiata, e quindi questa piazza rimaneva un po' sempre non proprio bella, piena come si addice ad una piazza del paese. Noi l'abbiamo ristretta aggiungendo 2 cose, aggiungendo una piccola spiaggia, che però tutti dicono che la spiaggia non serve. La spiaggia è un arredo urbano, non è una spiaggia vera e propria dove ci si deve andare a fare il bagno, è un qualcosa che dovrebbe caratterizzarla ancora di più. E poi un giardino per bambini, visto che poi ci sono tanti bambini, che le mamme preferiscono portare i bambini in piazza, e ecco, là questi bambini facciamoli giocare in un posto più consono a loro, non in mezzo ai pericoli, ma
in un posto a loro dedicato. Queste sono un po' le linee guida che abbiamo seguito per questo nuovo progetto. Già che ci siamo, allarghiamo un po' il marciapiedi che è davanti al comune, che ora è veramente angusto, allarghiamo un po' la strada che è decisamente stretta. Tutto questo va a discapito della parte proprio piazza passeggiabile, però abbiamo ritenuto comunque importante che ci rimanga uno spazio per farci le manifestazioni, quelle belle che abbiamo fatto anche quest'anno, grosse manifestazioni, grossi personaggi. L'abbiamo però dislocata in maniera diversa, mettendo al centro di questa cosa il Palazzo Comunale, che prima era dislocato in maniera disassata rispetto agli spettacoli. Invece in questo modo dal Palazzo Comunale si vede direttamente il palco sarà allocato vicino al mare, a confine col mare, però diciamo tutta la parte che va da questo palco fino al comune è libera proprio per lasciare spazio a questi spettacoli e anche per creare una sorta di palco lontano, di tribuna, forse lontana però alta da dove vedere lo spettacolo. Queste sono le idee guida che abbiamo seguito. Ripeto, poi le cose vanno viste anche come vengono, non soltanto come vengono progettate. Abbiamo visto con questi primi lavori, abbiamo visto le scale che portavano, tanto per capirci, a dove sono collocate le barche del Palio Marinaro. Quelle scale lì non ci saranno più, allora, quei gradini. No, le scale non ci saranno più, a parte una gradinata, proprio gradinata molto leggera, che sarà appunto dal Palazzo Comunale verso il palco. Tutte le altre scale verranno completamente eliminate. Tra l'altro verrà eliminato anche quello scalo dove ora appunto ci sono i guzzi, ma lo scalo per i guzzi, che per noi è una cosa fondamentale, perché il palio il 15 d'agosto nessuno può toccare queste cose, quindi quello viene dislocato diversamente, ci sarà, ma sarà leggermente in un posto diverso da quello di adesso. Ma tutto quello che è scale, spigole, deviazioni verranno tolte. Senta, come primo cittadino di Porto Santo Stefano, è contento di come è passata l'estate? Ma quest'estate è stata sicuramente buona dal punto di vista di presenze, anzi direi ottima. Non lo dico io, perché insomma io sono comunque di parte, lo dicono i ristoratori, i baristi, i gestori di bar, di locali. Quest'anno di gente è stata veramente, veramente tanta. Perché certamente non è soltanto merito nostro, è merito anche della contingenza nazionale e internazionale. La gente, poi molti hanno paura di andare all'estero e quindi da questo è scaturito che tanti sono venuti qui all'Argentario. Ricordiamoci che il nostro è un turismo di seconde case, è un turismo fatto non di alberghi, abbiamo pochissimi alberghi, anzi l'idea è quella di aumentarli, l'idea è quella di incentivare chi vuole fare attività ricettive. Però in questo momento ne abbiamo pochi, quindi per noi dire che gli alberghi sono pieni è una stupidaggine, perché ci mancherebbe che non lo fossero. Il problema è vedere la gente a cena, le file, abbiamo visto tante volte le file per andare a cena, e parlando con i ristoratori tante volte mi hanno detto purtroppo ho dovuto mandare via 5 tavoli, 10 tavoli. Cioè, queste cose fanno piacere, perché vuol dire che veramente hanno lavorato tutti. Sta cominciando a penetrare all'interno della città e dei personaggi che gravitano intorno al turismo anche il discorso dell'accoglienza. Ci sono sembrati più vicini ai turisti. Questo ovviamente noi lo speriamo, nel senso che io tante volte dico che i nostri operatori devono parlare più lingue, per esempio, devono capire che insomma che gli ospiti vanno trattati da ospiti, no? e non da forestieri che rompono le scatole, tanto per dirla tutta. È chiaro che c'è, tutto sommato, quando si va, oggi quest'estate una grossa critica era di una spiaggia che era troppo piena, e allora che si fa? Si mette il numero chiuso? È troppo piena e meno male, poi la gente andando a una spiaggia troppo piena poi magari deciderà di non andare più lì e andare da un'altra parte, quindi il numero... Mi scusi, un'altra scommessa vinta. Sì, vinta, però poi la gente si lamenta perché sono troppo piene. È chiaro che oggi, se si va al mare oggi, in quelle spiagge magari troviamo meno gente e anche più piacevole. Infatti consiglio sempre di venire a settembre invece che d'agosto, però poi la gente a settembre qualche volta lavora, quindi poi viene per forza d'agosto, e d'agosto trova le spiagge piene. Le nostre sono spiaggette, non sono spiagge che hanno grosse possibilità di espansione. Noi le abbiamo migliorate molto, chiamiamole spiagge, ma sono veramente piccole insenature dove comunque il mare è non pulito di più, e quindi è veramente piacevole farci il bagno. Troppa gente, pazienza, ci stringeremo.
Diciamo che sta nascendo anche un forte gruppo, come abbiamo visto in occasione delle mini crociere, anche la Proloco di Porto Santo Stefano sta cominciando ad avere una connotazione con persone giovani molto attive. Sì, la Proloco di Santo Stefano è nata da poco, si chiama Proloco Monte Argentario, noi abbiamo l'altra Proloco di Porto Ercole che è invece più, è ormai più rodata e sulla quale possiamo contare di più, nel senso che c'è una... così, un affiatamento che dura da anni. Questa Proloco di Santo Stefano è più nuova, però direi che quest'anno si è mossa molto bene sia in questa accoglienza sia anche nell'aiutarci a fare tutti gli spettacoli, tutti gli eventi estivi, e mi sembra un bel gruppo di persone molto coese che siano in grado di dare anche loro una bella spinta all'Argentario. Ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai, personale civile, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il tenente di vascello Valerio Berardi, capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto Santo Stefano. Un momento probabilmente bello per la carriera, un po' meno per il cuore, si può dire così? Beh, certamente, sono stati 2 anni veramente intensi e lascio un posto meraviglioso con della gente favolosa. E purtroppo il mio cuore rimarrà all'Argentario, come sempre tutti i comandanti che arrivano lo lasciano in consegna al nuovo tenente di vascello che prenderà le redini di questo ufficio, e quindi rimane nel cuore l'Argentario. Oggi è una giornata molto emozionante per me. Mi accingo a cedere il comando del porto di Porto Santo Stefano e di tutto un circondario marittimo che per storia e cultura, nascendo 151 anni fa insieme al corpo delle capitanerie di porto, merita riguardo, grande attenzione e rispetto. Così mi scrisse il comandante generale 2 anni fa, allora quando, affidandomi il comando, mi augurò un sincero ed affettuoso in bocca al lupo alla guida del mio equipaggio. Un privilegio sicuramente, una responsabilità in più da aggiungere a quelle che un giovane tenente di vascello avverte sin dal primo giorno del suo comando. Un momento particolare da quando lei arrivò all'Argentario che magari le è rimasto nel cuore per una qualsiasi motivazione? Beh, senz'altro tutti i soccorsi che abbiamo fatto in quella sala operativa, sono stati soccorsi, più di 90 soccorsi, più di 200 persone salvate, notti svegli insieme al mio equipaggio, tante vittorie, quelli sono i momenti più belli, purtroppo anche qualche sconfitta, qualche decesso, purtroppo il mare gioca alle volte brutti scherzi. Però ecco, questi sono i momenti, ce l'ho come dei flash nella testa e sono momenti bellissimi. Però permettetemi di mettere in risalto alcuni momenti del mio comando che hanno messo in luce i meriti, la professionalità, il coraggio, la generosità, l'altruismo dei miei uomini, che sono la prova concreta dell'incredibile lavoro che quotidianamente viene svolto in questo ufficio circondariale marittimo. Civili e militari eccezionali, che ringrazio di vero cuore, non soltanto per ciò che hanno dato a me e per il quale gli sarò sempre grato, ma soprattutto per il grande lavoro che hanno saputo svolgere in un clima di collaborazione e condivisione con i cittadini e le istituzioni. Come riuscite durante, diciamo, i periodi a collegarvi così bene con la gente? Beh, diciamo che quando arriva l'impegno dal comando generale, io ho avuto una nota personale da parte del comandante del corpo che mi mise in guardia, mi disse: vai all'Argentario, un posto di storia, cultura e tradizione marinaresca. Questo lo si vede in ogni momento di questo bellissimo comune, e la città ti avvolge con il suo abbraccio. Questo ma si vede nei pali marinareschi che sono tradizionali, ma non solo all'Argentario, in tutti i comuni marimani,
nei comuni rivieraschi. C'è un forte attaccamento. La tradizione è legata anche al fatto che l'ufficio circondariale marittimo è l'unico ufficio in Italia ad avere l'iscrizione alla gente di mare, prima, seconda e terza categoria. Questo fa comprendere di qual è il peso dei marittimi all'argentario a livello dei marittimi italiani. Cosa le rimane di questo periodo che lei ha passato all'argentario? Sicuramente la forza che mi ha dato il mio equipaggio, l'energia di uomini eccezionali, ecco, questo me lo porterò dentro, così come l'affetto caloroso dei cittadini, dei maremmani, che sono una popolazione fantastica. Me ne vado con la consapevolezza che ciò che abbiamo fatto insieme è sicuramente poco ancora. Ci sono piani regolatori da attuare, studi di fattibilità ancora in corso, progetti da sviluppare, fenomeni e fatti da contrastare. Tante questioni ancora irrisolte, ma sono soddisfatto perché ho cercato di dare il massimo e perché ritengo comunque sia stato messo un mattoncino in più in questa meravigliosa terra di Maremma. Caro Valerio, ti affido il comando di questa nave. Ti faccio il più sincero augurio di buon vento. Vedrai subito che l'accoglienza dei santo stefanesi ti avvolgerà, facendoti sentire come a casa. Comunque so già, perché ti conosco sin dai tempi dell'Accademia, che le tue nobili qualità, il tuo modo di essere, saranno le tue armi vincenti per condurre nella giusta rotta questo fantastico equipaggio. E siamo con il nuovo che arriva, naturalmente con le proprie idee, però mantenendo sicuramente una cosa, il rapporto con questo bellissimo paese. Sì, quello assolutamente. Arrivo in un contesto in cui la collaborazione istituzionale sia con l'amministrazione civica ma anche con le altre forze operanti sul territorio, ma anche gli operatori del mare, è pregevole e squisito. Insomma, è reddito infatti dal comandante Arcangeli una situazione veramente eccezionale di collaborazione e attenzione, fermo restando comunque il rispetto dei reciprochi ruoli. Inizia qui oggi per me un percorso nuovo, in un circondario marittimo prestigioso che accomuna realtà variegate e fortemente legate al loro mare. Non farò mai mancare il mio impegno e contributo alla crescita della realtà portuale, quale volano per lo sviluppo di un territorio che merita ed anela nuove e continue occasioni di rilancio, garantendo allo stesso tempo la sicurezza di chi va per mare e la tutela dell'ambiente marino, del territorio e delle risorse ittiche, e ricercando ed offrendo la sinergica collaborazione di tutte le istituzioni, delle autorità civili e militari e degli operatori che vivono sul mare e del mare, nel fermo rispetto delle reciproche funzioni ed attribuzioni. È con non poca emozione che assumo l'incarico di capo del circondario marittimo e comandante del porto di Porto Santo Stefano. In un contesto cittadino, portuale e territoriale, così qualificato, affascinante e ricco di storia e fervide tradizioni, delle quali il vicino stadio del Turchese ne è uno dei fedeli testimoni. Saluto il mio predecessore, il comandante Arcangeli, che conosco sin dai miei primi giorni del corso normale in Accademia Navale e che mi ha accolto nuovamente con amicizia e con la serenità che contraddistingue il suo tratto. Ci sono dei momenti particolari dove voi riuscite a tenere in sicurezza anche alcuni punti che sono di notevole importanza, perché quando si parla di porti, si sa che il porto può essere una cosa bellissima quando viaggiano le merci, però ci sono anche altre cose purtroppo ultimamente. L'Argentario è sempre stato in tranquillità, però da quanto capisco perché c'è una vigilanza severa che non si fa vedere, però in realtà esiste. Ma l'attenzione alla vigilanza è fondamentale. Uno degli ultimi risultati anche dell'autorità marittima con le altre forze sul territorio è stato anche quello di implementare un sistema di sicurezza aggiuntiva nel porto di Porto Santo Stefano e nel porto di Porto Ercole. Questo serve sì a garantire una vigilanza che a volte deve essere anche necessariamente molto capillare, ma comunque a creare degli strumenti preventivi di controllo che vanno a stemperare delle situazioni che potrebbero
rivelarsi pericolose o dannose. Porto Ercole e anche Porto Santo Stefano prevedono nel futuro dei lavori di ampliamento del porto, eccetera, specialmente in modo particolare anche Porto Ercole. Questo avviene anche dietro il vostro controllo. Dietro il nostro controllo, ma soprattutto anche per quello che riguarda gli aspetti di sicurezza della navigazione, anche perché questi lavori di ampliamento devono comunque contemperare alla disciplina normativa attuale, che detta delle specifiche molto ben dettagliate. Quindi ben venga, insomma, le attività di ampliamento, di modifica degli aspetti portuali, fermo restando comunque la necessità di doverle regolamentare per evitare anche prospettive future che potrebbero invece poi andare a danneggiare quello che è l'attuale comparto marittimo. News dall'Argentario con il contributo di